Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Medium. Qui con me c'è Marco Ludovico. Ciao Marco. Ciao Serena, ciao a tutti, ben ritrovati. E presentiamo l'ospite di oggi, un ospite che è già stato con noi in passato, ma che ritroviamo oggi in una veste un po', anzi direi molto diversa da come lo abbiamo conosciuto qualche tempo fa. Diamo il benvenuto a Pasquale Bacco. Buonasera Pasquale. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a te per essere qua. Allora, oggi Pasquale, insomma, come annunciavo, ti vediamo in una veste un po' diversa rispetto alle altre volte, ma giustamente ci spiegherai tu come mai. E andiamo a trattare infatti quello che è l'argomento del tuo ultimo libro, che è quello scritto con Edoardo Polacco, Maledetto Vaccino. Io lascio, ecco, vediamo Marco ovviamente che fa vedere la copertina di questo libro. E io però lascio la parola a Marco se vuole iniziare subito con una domanda o con una Sì. considerazione e poi ovviamente la parola a te. Tra l'altro io avevo il microfono lontanissimo, però adesso recuperiamo. Allora, sì, no, la cosa che mi premeva era appunto fare quella premessa che poi riportavo anche a Pasquale fuori onda, nel senso che quando ci fu quel momento di quel passaggio di cambio di opinione, mettiamola così, fui preso un po' alla sprovvista, nel senso che in tempo zero mi arrivarono messaggi, mail da qualsiasi parte, proprio perché qualche tempo prima avevamo fatto proprio un'intervista sull'altro libro, che era quello invece Strage di Stato. Quindi le persone erano rimaste spiazzate, erano rimaste. E io stesso devo dire, non avevo una spiegazione immediata da dare, primo perché non avevo sentito e non avevo visto gli interventi. Ma in più perché avevo, nell'occasione nel quale ci eravamo conosciuti, avevo percepito dottor Bacco come una persona che aveva inquadrato, secondo me, il giusto problema. Io ricordo che in quell'intervista non facemmo una campagna cosiddetta Novax, ma ci fu un grande impegno nel cercare di affermare quello che oggi può sembrare scontato, ma che all'epoca non lo era per niente, e che fu poi la frase col quale chiudemmo anche l'intervista, ovvero il Covid si cura, perché poi in quel momento la grossa emergenza era proprio dovuta a quella, alle non tempestive cure che venivano a mancare nei confronti dei pazienti e con il quale poi purtroppo si sono perse sicuramente tante vite con l'aggravarsi della situazione. E quindi proprio partendo da quella che io avevo percepito come una centratura, un focus molto forte, ancor meno riuscivo a spiegare alle persone. E devo dire che l'unica domanda, la prima che mi fece all'inizio è proprio quella che l'avvocato polacco gli rivolge in questo libro, ovvero: Pasquale, ti hanno minacciato, ti hanno fatto delle minacce, ti hanno spaventato. Io stesso è la prima domanda che mi sono posto, non tanto ti hanno corrotto, che è l'altra che viene in mente, ma ti hanno minacciato, non mi davo un'altra spiegazione. Fatta questa lunga premessa, come vuoi magari fare tu una premessa, Pasquale, per descrivere cosa è stato prima, cosa è stato durante e cosa si è scatenato in quel momento, quali sono stati magari gli errori e le cose giuste del prima, secondo la tua visione, e gli errori e le cose giuste del poi. Ma no, è bello ricordare, diciamo, quell'intervista perché era un momento storico particolare. Io in quel periodo, così come in tutto il periodo, chiamiamolo Novax, io non sono mai stato un ultras. Cioè, nel senso, io riportavo sempre le cose che vedevo. Io non facevo parte, non mi sono mai sentito parte di uno schieramento. Vedevo che venivo
denigrato, vedi che non venivamo ascoltati, però dicevo sempre cose che sentivo e vedevo. Ad esempio, il discorso delle terapie intensive era nato così: 10-12 medici dislocati più o meno in Italia che si confrontavano, nato un po' per gioco, che cosa c'è in queste terapie intensive. Quindi, quando io salivo sui palchi e dicevo l'unico modo e baciatevi, abbracciatevi, fate l'amore, facciamolo circolare, non vacciniamoci, cioè perché in quel momento le terapie intensive, ovunque più o meno in Italia, avevamo quasi esclusivamente o solo persone comunque molto avanti con l'età o con delle patologie, per cui il rischio di un vaccino poco conosciuto non veniva giustificato dal fatto, dalle condizioni cliniche. Quando io ho visto una cosa diversa, e questo è lì lo snodo. Lasciamo stare che poi c'era un ragazzo che aveva i miei video, quello fa parte un po' del contorno, però io quando mi sono iniziato a vedere una cosa diversa, io mi sono confrontato con i colleghi e quasi tutti hanno detto è cambiato completamente le condizioni. Cioè, adesso vediamo ragazzi anche molto giovani, anche curati bene, senza nessuna patologia, che purtroppo giungono a morte anche in maniera abbastanza rapida. Voi ricorderete, cambiarono tante caratteristiche del virus, non c'era più il problema olfattivo, c'era il problema della velocità. Allora io non potevo, io, perché c'è una premessa ancora da fare, io ero un medico, io non ero un magistrato a fine carriera o un avvocato, un economista, senatore, era loro, ma io avevo una responsabilità diversa. Allora quando io mi sono interfacciato con i leader, chiamiamoli così, con i quali condividevamo certe cose e dico: guardate che noi non possiamo, io non posso da medico più salire sulle, a parte che le piazze mi avevano stancato, perché poi ci sarebbe, quasi sarebbe per parlare da ore, diciamo la verità, il movimento Novax ormai erano mesi già che faceva piazze in cui diceva sempre la stessa cosa, con dei soggetti che obiettivamente non so come si facevano trascinare da queste frasi. Però quando ho detto non posso più salire da medico sui palchi a dire baciatevi, abbracciatevi o non vaccinatevi per niente, mi è stato detto fai finta di non aver visto nulla. Allora lì è caduto tutta l'impalcatura. Ecco perché cioè, non era il problema tanto dei soldi, perché che i soldi girassero tra i Novax si sapeva e lo sanno tutti, è inutile che cadiamo dal pero. Del resto io non so, ho fatto nomi, cognomi, ormai sono mesi, non ho ricevuto una querela, quindi evidentemente ho detto cose, che nei Novax ci fossero dei fanatici, Biscardi che era un mezzo truffatore portato a scienziato, Trinca che, vabbè, sono usciti due morti, ma così per dire, però quell'altro che dice che è candidato al premio Nobel, Mariano Amici che dice che non ha mai pensato alla politica e pensava solo a quello dal primo momento, Franzoni, cioè, voglio dire, il generale Pappalardo, cioè, parliamo di gente, però in quella gente in qualche modo veniva giustificata da una battaglia corretta. Cioè, io mi giravo intorno, dicevo, ma com'è possibile che noi accettiamo certe figure? Cioè, però, vabbè, ma quando cade anche il motivo della battaglia e soprattutto cade anche, diciamo, l'umanità della persona, io non potevo continuare a fare quello. Allora ne sono uscito, ho lasciato tutti i soldi che anche nell'eretico c'erano. Io sono uscito senza un euro, perché ricordiamocelo che nel momento di Novax c'è un giro di soldi anche per quanto riguarda no, finanziamenti, donazioni, non donazioni. Immagina se avessi preso 100 lire, che cosa, 100 euro, che cosa sarebbe successo? E sono uscito a zero e ho lasciato tutto, ho lasciato una situazione di comodo. Io vi voglio ricordare che io mi buttavo dai palchi, qualcuno di voi mi avrà pure visto, e venivo accolto a braccia aperte per non farmi cadere per terra. Cioè, io lì avevo una situazione meravigliosa, sapevo a cosa andare incontro, perché conoscevo chi c'era dietro di me, però non potevo più scendere a patti con la mia coscienza. Potevo, cioè, pensando ai miei figli, io dicevo, ma un mio figlio può andare sotto il palco a sentire uno che dice baciati, abbracciati, non metterti la mascherina, non vaccinare, quando oggi abbiamo nelle terapie intensive, perché i giovani c'erano. Cioè, guardate, la cosa più incredibile dei Novax è che io, gente che ho voluto bene, e ancora tanti ne voglio bene, è che si negano a volte delle cose assurde. Cioè, io i giovani li avevo visti. Poi, qualsiasi sia i motivi, a me non mi interessa che c'è Bill Gates, però io vedo giovani che muoiono. E io mi posso prendere questa responsabilità? Era impossibile per me. Beh, però numeri alla mano è rimasta,
comunque prima, durante e dopo una patologia che ha colpito persone estremamente, colpito ovviamente in maniera letale, persone con un'età molto avanzata o comunque persone che avevano patologie gravi e spesso più di una. Come conciliare il giusto buonsenso anche a fronte, per esempio, degli attuali dati sempre più corposi che emergono soprattutto sulla fascia degli under 40, con tutte le problematiche che ne vengono a seguito. Diverso è ovviamente per una persona che ha 80 anni, anche per un meccanismo di prudenza su quel poco che si conosceva e ancora si conosce. Ovviamente una persona di 80 anni che ha molti rischi, soprattutto nel periodo in cui la malattia era più grave, di incorrere in conseguenze molto serie e fatali, può avere un senso e avere una giustificazione nel correre, tra virgolette, il rischio. Una persona giovane e in salute, che numeri alla mano ha delle probabilità veramente infinitesimali, se non quasi nulle, di avere conseguenze letali, non si sa poi a quali rischi si vada ad esporre, soprattutto nella fascia appunto under 40. Quindi perché non distinguere, passare dal tutto no prima al tutto sì dopo? Cioè, non ha poco di medico questo, è molto più di ideologico, secondo te, Pasquale? Ma guarda, noi dovremmo appunto entrare veramente nelle varie, cioè tu hai detto cose giustissime, cioè, però dovremmo analizzarle ognuna separatamente. Cioè, tachipirina e vigile attesa è stata la più grande vergogna che ha raggiunto la medicina. Sai perché io sono stato demonizzato? Cioè, diciamoci le cose come stanno. Allora, io quando esco dai Novax divento un pericolo per i Novax, ma non per la gente per bene, divento un pericolo per chi sui Novax ci campa. Certo. Allora vengo immediatamente demonizzato, perché io sono quello che era seduto ai tavoli dove giravano i soldi, la politica, dove si decideva cosa dire, cioè, voglio dire, ero uno di quelli che sul primo palco già c'era, poi ero medico, ero relativamente giovane, quindi allora mi si demonizza, ma io lo sapevo, cioè, lo immaginavo, per non essere minimamente ascoltato. Quindi è diventato Bacco a cambiare idea, ma Bacco in realtà non è così. Cioè, io ho sempre detto, anche da Giletti, tachipirina e vigile attesa sono la più grande vergogna della medicina. Hanno creato tantissimi morti. E se prima, diciamo, tu quando esci cade la tesi del complotto, cioè se io prima dicevo che i medici lo fanno apposta, dopo dico, mi cerco di spiegarmi perché. Allora, perché l'hanno fatto? Proprio per salvare i medici. Perché la verità, sai qual è? Che nessun medico avrebbe curato. I medici a casa non ci andavano. Allora, l'ordine dei medici si è giocata la carta. Cioè, diamo tachipirina e vigile attesa, visto che non conosciamo bene il virus, perché altrimenti li dobbiamo sospendere tutti. Perché io vi faccio una domanda. Secondo voi la Pfizer, per dire, non avrebbe guadagnato di più dalla terapia? Cioè, noi abbiamo avuto milioni di persone a cui abbiamo detto non prendete farmaci, aspettate, se vi succede qualcosa li prendete. Ma ti pare possibile che le case farmaceutiche ti dicano non prendere farmaci? Loro avrebbero guadagnato 10 miliardi di più, 10 miliardi di volte di più, se avessero detto prendi l'antibiotico, prendi l'antistaminico, prendi l'antinfiammatorio, prendi l'efedrina. Cioè, loro, l'attacco ai farmaci è stato fatto per salvare i medici che non rispondevano più al telefono, che sarebbero stati sospesi e radiati. Allora, ma che quello sia stata una vergogna, la mancanza della terapia, è un dato di fatto, ma io non l'ho mai negato. Però il problema, che l'unica cosa non giusta che hai detto, è che nella seconda fase il virus per 6 mesi non ha fatto veramente distinzione di sorta. Io ho fatto autopsie a ragazzi che avevano i polmoni di 32 anni, duri come il marmo. Perché la verità è che il Covid non l'abbiamo visto, cioè l'hanno visto solo i medici che l'hanno trattato. Io, una cosa è parlare qui di Covid, una cosa è andare in terapia intensiva quando vedi il corpo nudo che si fa addosso, pieno di fili, che non respira, che invoca l'ossigeno e ti chiede di ucciderlo perché non ce la fa più. Quello è il Covid, ma quel Covid non l'hanno visto tutti.
Allora, quando tu vedi dei giovani così, non ti puoi prendere quel tipo di responsabilità. E so perché noi dobbiamo chiedere, è vero che si poteva fare una suddivisione, oggi si può fare. Io la terza dose non l'ho fatta. Nessuno di noi ha fatto il vaccino sereno. Cioè, se noi dovessimo dire chi è che si è fidato del vaccino, neanche l'1% degli italiani. Non c'è stata una sola persona che è andata a fare il vaccino non impaurita. Però il problema era prendersi la responsabilità di dire non vaccinatevi, ma non su se stessi, sugli altri. Ecco perché cade la tesi del complotto. Cioè, tu l'avresti fatto? Marco, tu avresti detto a tutti gli italiani non vaccinatevi? No, io ho Non sempre credo, fatto una non credo. distinzione, cioè, ma anche su me stesso, cioè, ovviamente. Io, per esempio, all'inizio di quest'anno, o meglio, alla fine all'inizio, perché ho fatto il 31 dicembre e il 1 gennaio, ho fatto il Covid, ho applicato banalmente quelle terapie che perfino Remuzzi, adesso non mi ricordo, Stramuzzi, l'istituto Stremuzzi. Mario Negri, no, Stramezzi è Ah, l'altro professore, Stramezzi. e, no, l'istituto Mario Negri, alla fine banalmente era quelle che aveva già al sesto mese messo fuori, quindi non ho fatto altro che prendere l'aspirina, gli antinfiammatori, in 2 giorni me la sono cavata, cioè senza grossi problemi. Ma ovviamente ho 36 anni, sono relativamente sano, non ho patologie, e quindi è quello che poi è successo alla maggior parte delle persone della mia età, numeri alla mano. Quindi io più che altro ne ho sempre fatto una distinzione, soprattutto non conoscendo e non sapendo, quello che puoi salvare oggi e quello che puoi compromettere domani. Diciamo che un ragazzo di 20 anni, oggettivamente, non, numeri alla mano, non, sano ovviamente, che non avesse problemi, no, non vedrei oggi, numeri alla mano, con che giustificazione potergli dire vaccinati, soprattutto dopo aver visto che comunque questo non impedisce assolutamente né di contagiarsi né di contagiare. Cioè, quindi Ma noi. diverso è con un signor anziano di 80 anni con problemi respiratori, cardiaci, depressione. Beh, lì già me la sentirei molto meno, mettiamola così, già ci andrei un po' più coi piedi di piombo. Ma sicuramente una cosa è certa, questo virus, come tutti i virus RNA, non si battono col vaccino. Cioè, questo virus sarà vinto soltanto da una terapia, come è successo per l'HIV. Ma ti dico anche un'altra cosa. In questo momento tutti i medici sono Novax. Cioè, forse, non so se vi siete fatti bene i calcoli, però in questo momento i medici ospedalieri, chi non ha fatto la quarta dose, e sono pochissimi quelli che l'hanno fatta, non sono coperti. La proteina spike, perché loro hanno fatto la terza dose praticamente fine dicembre, inizio gennaio. Sì, anche Quindi perché poi sono a ogni dose si completamente. Sì, è accorcia il certo. periodo di. No, sono scoperti. Si Cioè, in arriva questo anche momento. addirittura ad una protezione negativa, ad un'efficacia negativa, cioè più dosi si fanno, più diminuisce il periodo di copertura e di protezione, più si va verso addirittura un'efficacia, una protezione che diventa negativa, cioè. Ma il problema di questo, cioè in questo momento perché non la fanno? Perché nessun medico ci crede. Cioè, Certo. ormai quel vaccino è superato. Quindi in realtà noi andiamo incontro ad ottobre ad una situazione che è estremamente paradossale. Cioè, se non uscirà un vaccino completamente aggiornato, stavolta non funziona. Non funziona la logica della paura, perché poi bisogna anche contenere questo, no? Cioè, io ho mio padre che è medico, ho tutta la mia famiglia che sono medici e hanno tutti vaccinati. Quindi, quando poi sono parzialmente rientrato, diciamo, ho avuto modo di parlare con maggiore serenità. E quello che ha colpito molto all'inizio era sicuramente il fatto che non si conoscesse l'evoluzione di questo benedetto virus. Diciamo che la prima dose è stata la dose più idonea, perché era quella più vicina a quel tipo di virus. Però adesso a ottobre le cose dovranno necessariamente cambiare, perché una cosa Sivax e Novax devono mettere insieme, cioè che questo virus è un virus completamente anomalo, cioè mai nella storia della medicina, non so se io lo sapete, io ho studiato tanti anni in America, ho lavorato in America, in Texas, in Chicago, e
noi abbiamo il coronavirus, mai avevamo visto una cosa del genere. Cioè, questo praticamente lo chiamiamo ancora coronavirus, ma in realtà sfugge a tutte le regole. Quindi è un virus, cioè col caldo di questi giorni questo virus sarebbe dovuto scomparire già. È incredibile, cioè ha questa caratteristica di sopravvivere e di mutare anche con molta velocità. E quindi sicuramente non va sottovalutato, cioè l'errore di sottovalutarlo, mentre nella prima fase era forse anche corretto, perché oggettivamente noi non vedevamo, non abbiamo visto morti. Io i morti giovani li ho visti. E ti segnano. Cioè, non, il morto giovane ti segna. Ti segna, perché poi è una brutta. Tu dici 36 anni, ma io ti assicuro che non ho visto morire di molti più giovani. E diventa, poi a quel punto diventa se no una roulotte. Il problema diventa non estremizzare la cosa, cioè non passare dalla negazione. L'insufficienza respiratoria dopo 48 ore, morire soffocato, sarà pure uno, come dici tu, e non era uno, però vuol dire che quel virus queste capacità ce l'ha. Certo, cioè, potenza. Allora che fai? Cioè, tu non sei un medico, ma io posso continuare a fare quel percorso da medico? Cioè, dovrei negare tutto, cioè dovrei far finta di non aver visto. Perché, cioè, voglio dire, spero che la terza me l'andavo. Ma da medico, guarda, i medici non rispondevano più, le persone non rispondevano più. Perché è stato tanto idealizzato, Bacco, in maniera esagerata, mentre gli altri non te ne davano? Cioè, io oggettivamente, quando ho detto abbiamo tanti morti sulla coscienza, perché l'ho detto? Perché oggettivamente noi dobbiamo dirlo, che c'è molta gente che tu sei vaccinata perché noi gliel'abbiamo chiesto. Pagato Bacco, ma ti pare che la Pfizer deve pagare me? Cioè, voglio dire, diventa tutto... Allora, io in quel momento, qual era la mia urgenza, come dico nel libro, no? Dirlo! Cioè, io dovevo dire, guardate che io... Perché tutti dicono, ma tu allora potevi sparire, ma io sparendo... andavo a sottolineare e valorizzare quello che avevo detto prima. Io dovevo dire il contrario, perché guarda che non è stato... Cioè, io non sono stato trattato bene né da una parte né dall'altra. Cioè, non è che i Sivax mi hanno accettato... Io ai medici che li chiamavo lavacessi fino a 2 ore prima mi hanno detto, ah, bravo, Bacco. Cioè, quindi io mi sono trovato in un momento di assoluta solitudine, chiaramente che sapevo sarebbe successo. Non è che io sono stato... meravigliato questa cosa, sapevo di dover avere attacchi, certo non mi immaginavo di dover tenere la Digos per un mese e mezzo addosso perché mi volevano uccidere, però voglio dire, ho la mia famiglia, perché poi la mia famiglia prima attaccata perché erano vax, adesso attaccata perché arrivavano le telefonate di chi diceva che li voleva sparare in bocca. Allora, cioè, voglio dire, però nonostante questo io dico che ho fatto la scelta più giusta, perché soprattutto è stata una scelta di assoluta... Anzi, ricordiamolo, io sono ancora sospeso dall'ordine dei medici. Io sono sospeso per 6 mesi per reati di opinione. Se avessi fatto ricorso, non sarei, a parte che veniva rimandato di 2 anni, ma sarei stato perdonato perché dopo mi sono vaccinato. Invece ho rinnegato, ho richiamato tutto. Quindi io l'ho voluta accettare. Tutti hanno fatto ricorso, tutti i radiali, non ce n'è uno che non ha fatto ricorso. Io sono l'unico, perché il ricorso... nell'ordine dei medici significa farla franca, parliamoci chiaro. Allora, ci sono medici radiati che stanno lavorando, io sospeso, non lavoro da 6 mesi, e nella mia attività privata ha significato un danno economico enorme, considerando che potevo chiedere pure 30.000 euro per una perizia quando ero Novax. Ho rinunciato a tutto. Allora io dico, il messaggio che ho voluto mandare, a parte che nel libro, ma è pure divertente, se l'hai letto, hai visto, è un libro feroce, vero? Ma soprattutto è un libro che ti spiega tutto quello che c'è dietro. Cioè, quello che non si è visto, le sciamane, il sesso tantrico, che mi piace, cioè, tutte queste cose un po' particolari, però... Ma in che maniera, Pasquale, estremizzare nell'altro senso può rimediare all'errore passato? No, non ho estremizzato. Cioè, tra appunto quegli eccessi, probabilmente, che tu stesso hai riconosciuto, dell'acqua di fogne, di tutte quelle robe lì, e il consigliare senza se, senza ma, a un ragazzino di 18 anni, 20 anni, a prescindere dal fare un minimo di, di, di,
di controlli, di, cioè io personalmente ho avuto tante persone a me vicine, cioè mentre fortunatamente devo dire non ho avuto decessi di persone giovani che conoscevo, ho avuto tante persone a me vicine che hanno avuto seri e gravi problemi, devo dire non anziane. Il problema è stato proprio soprattutto su quelli che sono successi che conosco io personalmente, che posso chiamare con nome e cognome, sulla fascia 20 anni 30 anni. Io non sono un medico, ma non me la sentirei senza un minimo di anamnesi o come fosse veramente acqua fisiologica di dire a chiunque indistintamente, indiscriminatamente, sì sì, andate sereni, come si suol dire. Ma no, ma io non ho detto questo, anzi io nella prima trasmissione che ho fatto da Giletti, io proprio prima che lui mi dica, appena mi ha dato la parola per la prima volta, dopo è stato un percorso diverso, ho fatto due premesse. Uno, ho detto, dottor Giletti, faccio una premessa. Uno, che io sono per la libertà di scelta e questo rimarrà sempre. E seconda cosa, ho detto, l'occasione più grande che stiamo perdendo sono gli hub vaccinali, perché i medici non ascoltano i malati. Allora, io non sono mai stato per il vaccino indiscriminato, anzi, io sono stato uno di quelli che ha fatto dei pareri medici di incompatibilità. Li ho fatti perché se io no, e tra l'altro voglio ricordare che io in questo momento sono una commissione di una procura per le analisi del danno da vaccino. Siamo tre medici in Italia che hanno accettato. E io ci ho potuto partecipare anche se sospeso per la gerarchia delle fonti. Chiaramente non posso firmare, però siamo tre in commissione per l'analisi. E sto vedendo delle cose terribili dei danni da vaccino. Però, quindi il vaccino non va fatto in maniera indiscriminata. Però c'è una cosa che non si può... Ecco, vedi, io pensavo, quando è successo tutto, io ho proposto di essere io quello che abbatteva, faceva un buco nel muro. Cioè, il problema è che noi dobbiamo pure capire dove eravamo. Allora, se io e te non abbiamo interessi che esistano sì e no, come adesso i sì e no della guerra, allora noi dobbiamo capire che dopo 2 anni, 1 anno e mezzo di piazze, in cui non si è raggiunto assolutamente nulla, dobbiamo trovare il modo di dialogare, cioè di chiarirci un po'. Cioè, io questo dicevo, io posso essere, per il ruolo che ho, quello che apre, lo apre questo spiraglio. Quando l'ho proposto, immagine Novax, impazziti. Allora, tant'è vero che se tu vai a rivedere Giletti, addirittura si propone la sua trasmissione come punto di incontro, di colloquio, addirittura con par condicio. Però la cosa più importante era il dialogo. Cioè, certo. Dialogare, capirsi. Cioè, certo. perché non può... Cioè, voglio dire, alla fine cioè, se noi volessimo essere onesti, a parte qualche televisione che si è messa 3 milioni di euro in tasca o qualche avvocato che adesso ha aperto il conto in Lussemburgo, e sapete benissimo più o meno di chi parlo. Cioè, voglio dire, dove stanno? Che poi sono quelli che mi hanno attaccato di più, tra l'altro. Cioè, vedi i paradossi, vedi. Allora, voglio dire, perché noi dobbiamo dire alla gente, guardate che qua ci sono avvocati che hanno conti da milioni di euro fatte sulle class action che avete pagato voi. Allora, se tutti fanno finta di non vedere, cioè, vedi, perciò ti dico, io ero dentro, non potevo, non ero uno esterno, a un certo punto io avrei dovuto rimanere lì a far finta di niente, a vedere gente che si continuava ad arricchire, a continuare a fare piazze in cui dicevamo sempre le stesse cose. Ricordo piazze con Mariana Amici che parlava 15 ore, oppure gente che fino a ieri non conosceva neanche una persona con cui giocare a bridge, che all'improvviso si trovava acclamata nelle piazze, tutti che facevano parte dei servizi segreti, cioè questo, tutte le cose che diciamo nel libro. Allora, voglio dire, dovevo rimanere in quella pagliacciata lì a scapito dei veri Novax, quelli che veramente avevano paura, certo. Quelli che veramente ti ascoltavano, quelli che stavano veramente in lockdown, oppure vecchi, diciamo, vabbè, lasciamo perdere, che con la scusa dei Novax facevano i viaggi in Europa e compravano le mutande alle romene. Cioè, allora io dovevo vedere tutto questo e dall'altra parte non avere neanche, diciamo, il fatto di dire vabbè, ma quantomeno diamo un messaggio positivo. Guarda che nessuno mi è venuto incontro. Cioè, qua la gente dovrebbe farsi delle domande. Bacco sta dicendo anche adesso delle cose gravissime. Cioè, io dico una cosa, no?
Noi abbiamo avuto un magistrato che è salito su un palco con la foto di un truffatore fatto passare per santo, dicendo che era medico. A me dispiace per Mimmo Biscardi, mi dispiace, ma ci rendiamo conto a che cosa siamo arrivati? Oppure a continuare a essere... Noi eravamo arrivati a quello e ancora adesso fanno le trasmissioni. L'altro giorno ho visto trasmissioni dove c'erano medici veri, politici e cose del genere, veri, tra virgolette, che dicevano di Mimmo Biscardi che fosse medico. Ma non voglio parlare sempre di Biscardi, no, ma per dire... Ma no, vabbè, ma per dire, cioè, queste persone, oppure quella mi sfuggono i nomi, quello che si dice candidato a premio Nobel, non è neanche medico per la medicina. Cioè, voglio dire, ma ce ne sono stati talmente tanti. Nicola Franzoni, condannato perché picchiava pure le donne che lavoravano per lui, che diventa un eroe Novax. Cioè, queste cose, abbiamo già, mamma, non voglio fare sempre gli stessi nomi, perché sennò sembra che io ce l'abbia con questa gente. Purtroppo io soffro di disonomia, quindi mi scordo i nomi. Però, voglio dire, io, cioè, questa era la realtà. Allora uno dovrebbe dirsi, ma Bacco, voglio dire, io l'ho detto più volte, se avessi fatto i marsupio, non so, gli zaini Bacco, ne avrei venduti 200.000 in quel momento. Allora, voglio dire, Bacco lascia l'attività, i soldi delle tessere versate anche perché c'era Bacco, neanche un euro ho preso, neanche uno. Io mi pagavo pure i biglietti dei treni, cioè non ho mai preso un euro da quello che veniva dato. Ho pagato pure i libri, cioè pure i libri che potevano essere pagati da me, tutto da me. Allora voglio dire, io lascio una condizione così favorevole, nessuno mi querela, perché se mi querelano lo sanno che poi butto fuori tutto il resto, ecco perché non lo fanno, perché se no non si discute, non si capisce perché. Perché allora l'ho fatto? Cioè qualcuno una domanda. Allora io adesso iniziano a farsene queste domande. Allora adesso iniziano a vedere che le cose... Sai, adesso, hai visto che escono tutti i partiti politici? Hai visto adesso? Aragone, Mariana Nisci, fondo del partito. No, stanno tutti con i partiti, stanno, hai visto? No. Tutti. Allora, io farei intervenire Serena, perché sennò ho monopolizzato io con la mia passione. Io ho ascoltato molto molto interesse tutto quanto, perché comunque infatti è una domanda, una considerazione insomma da parte tua, Pasquale, che è diciamo una cosa che Marco ed io è 2 anni, anche di più, che insomma ne parliamo così. Quello che noi abbiamo visto e che hanno percepito tantissime, ovviamente, persone, tu già hai accennato a questa cosa, però vorrei magari se mi dai una risposta tua personale, ovviamente, una tua considerazione personale in questo. Quello è, si sono creati come al solito le due fazioni, come hai enunciato tu poco fa, no? Adesso pro, no, Ucraina, Putin, eccetera, eccetera, due fazioni divise. In realtà, in mezzo ci stanno sempre tantissime sfumature, cioè non è che, mi spiego, se io sono non sono a favore dell'Ucraina significa che sono per forza a favore di Putin, no, è che magari vorrei conoscere meglio le dinamiche che ci stanno dietro, quindi non sapere solo quello che c'è a livello superficiale o che è successo solo negli ultimi periodi. Adesso ho fatto questo esempio perché anche questo è molto attuale. Quindi quello che la maggior parte delle persone con cui, insomma, almeno io mi sono confrontata, denunciavano proprio questo aspetto, la mancata informazione. Perché? Perché se mi dici veramente la verità, io posso scegliere e non si creano più queste fazioni, sì, no, o perlomeno, insomma, sono molto ridotte. Perché? Perché io sono di un'idea, io non sono né pro né no. Io sono, come diceva Marco prima, per la libera scelta, però informata, nel senso che devo essere, sono libera di scegliere solo nel momento in cui so effettivamente come stanno le cose da tutte le parti. Tu come l'hai effettivamente vissuta questa cosa? E se c'è qualcuno che in realtà ti ha chiesto e ti ha detto, ma quali sono le informazioni ulteriori che tu hai saputo che prima non avevi? A parte aver visto sul campo magari qualche... cioè le persone nelle terapie intensive.
Io sono perché perfettamente d'accordo. Scusami, perché il problema è stato proprio questo per tanti, cioè perché non mi voglio vaccinare? Perché non conosco il vaccino? Perché invece voglio vaccinarmi? Perché non conosco il virus e mi fa paura? E quindi in realtà, come dicevi tu prima, è stata tutta una campagna da un lato e dall'altro dettato semplicemente dalla paura e dal terrore, sia in un senso sia nell'altro. Ho paura del vaccino, ho paura del virus. Allora, io sono perfettamente d'accordo con te su questo. L'errore più grande che è stato fatto dai Sivax è stato quello di considerare i Novax delle persone, come devo dire, capricciose e che volevano semplicemente fare polemica. In realtà non è così. Sarebbe bastato, come hai detto tu, che qualcuno si presentasse sul mainstream o comunque attraverso i mezzi che oggi conosciamo e avesse detto: noi su questo vaccino oggettivamente conosciamo poco, i rischi ci sono, non sappiamo, probabilmente non sono enormi, però ci sono, però riteniamo che in questo momento la patologia conclamata può essere molto più pericolosa di rischi del vaccino. Allora lì si sarebbe caduto tutto il discorso del complotto, no? L'imposizione, avrebbero dovuto dire chiaramente che, perché nessun vaccino evita la reinfezione, tranne a RNA intendo. Questo non è stato fatto perché sono stati sottovalutati i Novax, siamo stati, perché ero lì, fortemente discriminati e abbiamo odiato. Io la settimana scorsa, 10 giorni fa, ero all'UNESCO a Roma a presentare il maledetto vaccino e c'era il direttore di Rai Libri che mi diceva proprio questo, mi sfugge il nome perché come ho detto soffro di disonomia, comunque mi ha detto: ma voi odiavate davvero? E io ho detto sì, odiavamo davvero, perché non c'era informazione, non c'era proprio confronto. E ci fosse stato, sarebbero stati messi da parte anche tutti quei pezzenti, virologi, morti di fame che hanno poi fatto deteriorare tutto l'effetto Pregliasco, Bassetti, Burioni, Capua, tutta questa gentaglia che ha marciato tutti i giorni in televisione e sono persone che hanno peggiorato, acuito l'odio e tutto il resto. Poi appena tu accusavi loro, ti chiamavano e minacciavano querele. Allora sarebbe dovuta essere un'informazione più importante. Però è pure vero che quando poi il Novax diventa Sivax, quella democrazia e quelle cose crolla. Cioè io sono stato più discriminato dai Novax che dai Sivax alla fine. Cioè io ho fondato l'Eretico con Giorgiani e Tarro, che rappresentava la famosa, cioè io ero uno dei tre fondatori, dove a voce chi voce non ha, però appena io cambio idea vengo invitato ad andare via. Allora, sai, cioè, è una situazione un po' così, perché cioè, le verità andrebbero dette tutte. Qual era, quando tu dici, qual è le altre informazioni che ne abbiamo preso? Allora, noi avevamo la grande paura dei medici Novax, non ultras, quindi di quelli che veramente avevano dubbi sul vaccino, era la proteina Spike prodotta dall'mRNA, che viene appunto prodotta dallo scopo dell'mRNA, si produce all'infinito. Questa era la grande paura. Ed è la domanda che noi abbiamo fatto al Ministero, all'Organizzazione Mondiale della Sanità, senza mai avere risposta. Quando noi abbiamo fatto gli esami, abbiamo avuto la possibilità di fare gli esami, abbiamo visto che la proteina Spike, l'ho visto anche io nei laboratori della multinazionale per la quale lavoriamo, perché è un esame abbastanza semplice, dopo massimo 12 giorni sparisce. Allora, anche questa è una cosa che è stata da un certo punto poi messa da parte. Vabbè, siccome va a favore dei Sivax, cioè si è arrivati a un momento in cui, ed è pericoloso, è molto pericoloso, ed ecco anche il discorso Putin, guerra, però ci stanno cascando tutti, capito? Cioè tutti ci cascano. Cioè è quello il problema. Cioè è quello che era successo prima. Tutti i morti sono di Covid per i Sivax, tutti i morti sono di vaccino per i Novax. E non è credibile né l'uno né l'altro. E purtroppo chi è che paga? Paga chi casomai vorrebbe fare un percorso diverso, chi casomai veramente è vittima di questa situazione. Perché io non sono vittima, cioè io ero uno quello che andava sui palchi, me ne fottevo. Cioè c'era anche una grande vanità. E attualmente se tu prendi i leader Novax, quelle mica sono vittime. Cioè quella è gente che
continua ad avere, io parlo con loro, cioè io no, con i leader non ho interrotto i rapporti, cioè voglio dire, però quelle non sono le vittime, cioè quelli che tu vedi in televisione, Novax, o si guerrano, guerra, le vittime vere sono quelli che sono in lockdown da 2 anni, e ci sono persone che veramente hanno paura, che non hanno ancora capito di che cosa parliamo, perché con tutte queste nozioni vengono trascinate cioè in questi limbi da cui non escono più. Io sono uno di quelli, purtroppo, che ho dovuto raccogliere qualche ragazzo appeso ai lampadari. Ti ricorderai, forse vi ricorderete, che feci pure i nomi dopo aver chiesto l'autorizzazione alla famiglia in una conferenza. Cioè, quella gente, noi i danni veri, ti do questa come ultima e poi dopo mi fermo. I danni veri, nella medicina legale, dal punto di vista psichiatrico, si vedono dopo 3 anni e mezzo. Quelli veri, cioè il massimo dei suicidi, delle forme depressive gravi, arrivano dopo 3 anni e mezzo. Allora noi i danni veri psichiatrici non li abbiamo ancora visti, li vedremo da qui a poco. E quando siamo io e te, va bene, ma il problema è che c'è gente che non ha né gli elementi economici né gli elementi culturali per affrontare situazioni del genere. No, no, confermo, purtroppo ho già accennato in un'altra occasione, forse ti ricordi, ne avevamo accennato anche la scorsa intervista, noi come Movimento Roosevelt avevamo attivato in maniera praticamente immediata, capendo l'andazzo che si stava prendendo, un servizio di sostegno legale per tutti coloro che si fossero sentite all'epoca vittime di abusi o di forzature o di vessazioni. E purtroppo ci sono stati tantissimi casi dopo il primo lockdown di genitori veramente molto preoccupati e disperati per i problemi mentali riscontrati dai propri ragazzi, tra cui io non mi scorderò mai, come se fosse ieri quando ho letto quella mail, di questo papà che era disperato perché la figlia, quando è finito il lockdown, non riusciva più a fargli varcare la soglia della porta di casa, cioè appena varcava, come se fosse una sorta di confine, appena varcava la soglia della porta di casa, aveva attacchi di panico fortissimi che la facevano stare malissimo fino a svenire. E dopo oltre un mese il papà era disperato perché non erano riusciti ad arrivare ancora neanche a poter stare nel pianerottolo. E questa ragazza di 16-17 anni, adesso non ricordo, ma molto molto giovane, non sapeva più cosa fare, era disperato. Dice: io non so cosa fare, voglio aiutarla ma non so cosa fare, l'aiuto mantenendola in casa, l'aiuto cercando di forzarla ad uscire, ma questa sviene, sta male. Quindi effettivamente ci sono state, come giustamente diceva Serena, quei due mali che sono opposti, ma sono le due facce della stessa medaglia, cioè l'estremismo da una parte e quello dall'altra. Tu anche nel libro riconoscevi quelli che sono stati dei tuoi eccessi, soprattutto magari preso dall'euforia dei palchi, più che magari non le interviste più pacate come può essere questa o come quella della scorsa volta, che io ricordo ancora con piacere. Ecco, diciamo, non si è vista la stessa umiltà da parte di tutti quei tromboni di cui parlavi anche prima, o di tutti quegli studi millantati come certezze granitiche, uno su tutti, il primo studio che dimostrava che dopo una dose si era protetti per 10-15 anni, si vinceva anche una Porsche, una casa nuova e un weekend a Sharm, salvo poi scoprire che no, non era propriamente che si erano sbagliati di qualche giorno sulla durata della protezione. Quindi riportare l'equilibrio un po' nel mezzo forse è la cosa che più è servita e più è mancata in questi anni. Ma infatti Pasquale, ancora te, appunto, Serena. Sì, no, Pasquale prima ha detto un'altra cosa che io condivido pienamente, che è il discorso del dialogo. È mancato il dialogo tra le parti. Perché? Perché io non ho visto interviste così come stiamo facendo noi oggi, e le ho viste sempre che se uno dice una cosa l'altro non lo condivide viene attaccato. In realtà io non sono mai dell'idea che uno deve cambiare idea perché io la penso diversamente e l'altra persona la deve pensare come me, anzi tutt'altro.
se non la pensa come me, è più bello il dialogo perché possiamo mettere insieme delle idee, delle conoscenze che sono diverse e poi da entrambi i lati possiamo tirar fuori magari qualcosa che ci sfuggiva. Quindi, però, devono essere dialoghi di questo tenore, cioè devono essere dialoghi che siano costruttivi, non distruttivi dell'idea dell'altra persona. E questo non si è visto. Non si è visto nel caso della pandemia, non si sta vedendo adesso nel caso, ovviamente, di questa guerra. Non si vede sotto altri aspetti. Io ho sempre detto, abbiamo portato gli ultras da stadio fuori dagli stadi in questi anni qua. Quando invece ci sono tante, tra le due curve opposte, ci sono tutte le tribune che si godono comunque, nonostante la propria tifino, la propria squadra del cuore, ma si godono la partita, quindi che sono molto più obiettivi su quello che succede in campo. Cioè, se la mia squadra sbaglia, ha sbagliato. Cioè, non è l'arbitro che è a favore dell'altra squadra. Io ho visto questo, ho visto in maniera molto importante invece questo aspetto, ripeto, insomma, l'ho già detto anche prima, cioè sì, no, sì, no, sì, no, senza pensare a tutte le sfumature che ci sono tra il sì e il no. Ma le possiamo scoprire solo se il sì e il no dialogano. Altrimenti, ovviamente, ripeto, si creano solo gli ultras da stadio e basta. Io sono assolutamente d'accordo. Pasquale, non voglio metterti in difficoltà, visto anche come parte il libro, poi lo vedranno eventualmente gli ascoltatori e i lettori, ma non so se tu poi lo conosci personalmente, l'abbiamo citato prima di sfuggita e mi sembrava comunque giusto anche spendere una parola su di lui, sul dottor Stramezzi, che si è tenuto sempre molto più defilato da quel tipo di cagnara, da quel tipo di persona molto più riservata e che ho avuto prova personale veramente essersi fatta un gran mazzo per fare quello che poi avrebbero dovuto fare in molti, cioè curare le persone, visitarle, cioè a prescindere dalle ideologie, dai giudizi, dal vaccino sì, dal vaccino no, se uno sta male va curato, cioè c'è poco da fare. E non so se hai sentito notizia di questi giorni, appunto anche lui sostanzialmente rischia la radiazione dall'albo per non aver applicato quei famosi protocolli del Ministero della Sanità, ovvero tachipirina e vigile attesa. Diciamo che, lo dico io, e poi chiunque voglia aggiungere qualcosa lo può fare, dopo 2 anni e più, arrivare che nemmeno col senno di poi si riesca a dire basta questa cosa, a fermare questa, che anche nel libro, diciamo, più volte viene accostata a quella che una volta era la Santa Inquisizione, almeno quella era santa, cioè almeno quella c'aveva un principio di religiosità. A me sembra veramente di vivere in un manicomio a cielo aperto, cioè adesso non mi ricordo chi mi fece la prima volta sta battuta, che la scritta manicomio non a caso sta fuori dai manicomi, cioè scritto, ecco Serena, e quindi ce l'ho qui a portata di mano. Cioè, a me sembra veramente una cosa, anche ricollegandomi ai primi 2 capitoli del tuo libro, una cosa veramente tra il maniacale, lo psicotico, lo psicopatico, non so neanche come definirlo, veramente. Ma fa sempre male e deve dispiacere, perché noi non dobbiamo perdere, diciamo, la sensibilità. Vedere un collega, io conosco Stramezzi, l'ho conosciuto personalmente, siamo su 2 posizioni molto diverse su tante cose, in generale, vabbè, lui rischia quello che rischia non tanto perché non, cioè, per una serie di affermazioni, una serie di cose che ha fatto, però le ha fatte in piena coscienza e non possiamo che pensare nient'altro che l'abbia fatta in buona fede. Certo. Non è giusto che l'ordine dei medici faccia questo,
non è giusto, perché non è giusto che l'ordine dei medici abbia questo ruolo di, appunto, di inquisizione. Però non so quanto l'ordine dei medici sia felice di questo ruolo. Cioè, anche questa è una cosa che poi ho capito successivamente. Cioè, ultimamente ci sono state parecchie lettere, no? Diciamolo, ci sono stati alcuni presidenti dell'ordine dei medici, per esempio in Toscana, ma anche nel sud, che hanno chiesto che l'ordine dei medici non abbia il ruolo di sospendere i medici. Rimane però un fatto che, se possiamo giustificare in parte la cabina vigile attesa da parte del medico all'inizio, perché tecnicamente possiamo dire che non si conosceva cosa Certo. potesse accadere, oggi un medico che non cura e fa da cabina vigile attesa, io lo vado ad equiparare ad un assassino, perché oggi sappiamo che questo virus ha comunque, vaccino o non vaccino, ha bisogno di essere curato, e curato in maniera abbastanza Vero. veloce. Quindi chi oggi lo fa non può più invocare la buona fede. Questa è la Esatto. cosa che poi, viva, viva il lupo, in bocca al lupo a stramezzi. In ogni caso, certamente non ha fatto nulla che possa pensare, che Vabbè, per quello debba che essere infatti allontanato dicevo, dalla sua attività, per quello che indipendentemente dal dicevo, fatto che la pensa neanche come col la pensa. senno di poi, cioè addirittura, cioè, è come dicevi tu giustamente prima, col senno di prima, e vabbè, è un po' come quelli che vogliono fare il processo a quei poveri medici che si sono trovati i primi giorni a intubare le persone, a vedersele morire una dietro l'altra, ma non penso che avessero tutto sto piacere né a fare né a vedere tutto quello che hanno visto, e ti arriva addosso una cosa che non sai neanche da dove ti arriva, non sai neanche che cosa sia, e fai quello che in medicina è previsto, cioè fai la prima cosa logica che ti viene in mente di fare. Col senno di poi sono buoni tutti. Qui a quanto pare non basta più neanche il senno di poi, a quanto Questa, pare, questa è uno scandalo, evidentemente. questo è uno scandalo vero, è il punto più basso Sì. della medicina, purtroppo. Serena, lascio a te ancora, perché se io non mi fermo, io mi trovo bene. Lascio a No, te ancora. io devo dire che sono sincera. Allora, le domande che volevo fare le ho fatte, perché poi diciamo che le risposte le ha già date tutte Pasquale nel frattempo che parlava. E niente, io cioè, mi ha fatto piacere ovviamente questa chiacchierata. Sono assolutamente d'accordo sul fatto che col senno di poi non si può più adesso. Non dico sbagliare, perché per carità siamo tutti esseri umani, e l'errore fa parte di essere esseri umani. Però ormai ci sono delle situazioni che non possono più essere tollerate. All'inizio sì, all'inizio erano tollerate, perché? Ma per il discorso che si sembra, non so, se non so, vado secondo quello o che mi dicono o quello che sento. Però oggi non si può più comunque star lì ad aspettare che siano sempre gli altri a decidere. Beh sì, io mi auguro che la medicina abbia un gran colpo di coda quest'inverno. Mi auguro che questo virus scompaia miracolosamente, o comunque, però se non dovesse essere così, questo inverno sarà l'occasione per la sanità e per i medici per riprendersi quella dignità che oggettivamente abbiamo in gran parte perso. Quindi posso dire una cosa, perché sennò l'editore mi Certo. dice che non lo dico mai. Allora, l'edizione di Maledetto Vaccino è Cantagalli, che è una casa che ci ha onorato della sua, diciamo, di questo libro. E il libro è piaciuto, viva Dio, al direttore, no? Proprio il dottor Cantagalli, che ci ha fatto l'onore addirittura di farci la prefazione. E io dico sempre una cosa: è un libro, tra l'altro, veramente feroce, perché voi sapete che Polacco è un Novax vero, è una persona squisita. E voglio dire anche una cosa: Polacco è stato anche una persona molto coraggiosa, perché è un grande leader Novax, forse il più seguito in questo momento, credo, e ha avuto il coraggio, in un momento difficile, in cui tutti dicevano Bacco è traditore, tieni presente che io con lui mi ero visto 3 volte nella vita prima, di fare questo libro con me. E quindi ha messo tutto in discussione, e il libro, e lui l'ha fatto proprio perché ha voluto mandare questo messaggio, che dice spesso anche nelle sue trasmissioni:
Volevo proprio dimostrare che due persone completamente in antitesi in quel momento hanno comunque trovato motivo per confrontarsi e per dialogare. E alla fine, guarda, ne escono talmente tante di cose in comune che, come diceva prima Serena, la cosa più importante a volte è vestirsi un po' di umiltà e cercare il dialogo con l'altro e dobbiamo uscire. È stata una tragedia per tutti. Non possiamo pensare, noi ci stiamo abituando un po' a questa contrapposizione, ma non va bene così. Noi dovremmo almeno tentare di tornare a qualcosa che si avvicini al normale. Guarda, Guarda. Pasquale, io dico sempre, l'abbiamo capito, insomma, che siamo per il dialogo, per il confronto, per tutti, no? Sì, qualcuno di saggio disse, ed è una cosa che io riporto spesso, se io ho una mela e tu hai una mela e ce le scambiamo, abbiamo sempre una mela a testa, ma se io ho un'idea e tu hai un'idea e ce le scambiamo, ne abbiamo due a testa. E quindi Bellissimo. l'unica cosa è dialogare, confrontarsi, questo non significa che devo per forza far cambiare idea all'altra persona o la devo cambiare io, ma con più conoscenze, e beh, sicuramente si arriva sempre molto più vicino alla verità. Io sono di quest'idea qua. Userò questa frase, Serena, te la rubo, perché non la conoscevo. Non è mia, quindi ruba pure. È già di Però seconda mano. è una frase che è tantissimi anni che l'ho sentita la prima volta. Sinceramente non ricordo se l'ha detta qualcuna, se l'ho letto in un libro, questo non lo ricordo. Però è tantissimi anni e io devo dire che è una frase che mi ha colpito particolarmente, come un'altra frase, tra l'altro, che poi ho riportato anche in conclusione del mio primo libro, dove se io ho una candela, posso rischiarare un punto, posso fare un po' di luce, però è anche vero che con una candela accesa io ne posso accendere infinite. E quindi è È sempre vero, quello il anche questo è discorso. vero, anche questo è vero, sì. Cioè, è questo l'aspetto di dire, Speriamo. mettiamoci Speriamo che insieme e venga confrontiamoci. presa, sì, ma speriamo che venga presa. Io ho il terrore di vivere un altro ottobre, novembre, dicembre, come abbiamo vissuto le volte scorse. Tieni presente che io mi ero allontanato dalla famiglia, mi ero allontanato da tutti. Cioè, in realtà io credo che poi alla fine abbiamo esagerato un po' tutti. È chiaro che molte frasi erano provocazione perché non eravamo ascoltati, Certo. quindi, però abbiamo esagerato un po' tutti. Potevamo fare tutti meglio, potevamo fare io, voi, la medicina, la giustizia. Probabilmente questo Covid è servito anche per mettere in evidenza cose che noi, che già esistevano e che molti negavano, cioè, sai, la sacralità della vita pure, no? Dal punto di vista dell'evoluzione, della civiltà, non sembra il valore che gli diamo noi. Così come il fatto, una cosa per esempio che oggi è sicuramente tutti conosciamo, è che i medici poi fondamentalmente sono dei lavoratori normali che lavorano anche loro per i soldi e per la carriera. Noi venivamo ancora da quel mondo in cui il medico di famiglia ti adora, ti protegge. Cioè, tante cose forse hanno fatto anche Era bene più a non passare. simile al tuo papà che hai descritto nel libro, Sì, mio quello che erano i padre, nostri sì. ideali. Mio padre era così, io non sono così, cioè voglio dire, non lo sono mai stato, ma perché è cambiata la società. Quindi voglio dire, noi anche da quell'esperienza che oramai purtroppo c'è stata, potremmo trarre tanto vantaggio, però dobbiamo finirla di fare il gioco, pure di quelli che su questa cosa ci vivono, ci campano. Va cambiato, va cambiato. Io ti ripeto, comunque ho fiducia nel futuro, l'avevo allora, ce l'ho anche adesso. Ma hai anche speranza? Per esempio, una frase che ho sempre detto, fatti di speranza, la domanda, sai all'inizio che mi dice, ma speranza è ancora un coglione? Allora io dico, sì, ma certo, cioè, sai quella cosa. Madonna mia. Va bene, che ti devo Penso dire? che sia in Io... conclusione, penso che sia il mestiere più difficile di tutti, proprio quello di riuscire a stare nel mezzo da questo punto di vista.
parafrasando gli episodi recenti, noi qui eravamo già ben vaccinati, perché appunto il movimento Roswell nasceva già anni e anni fa, proprio per combattere l'altrettanta sterile contrapposizione che a volte c'era fra destra e sinistra, fine a se stessa, cercando di entrare nel merito. E come ho detto più volte, a me capitava nello stesso giorno di prendermi sia del fascista che del comunista, che era una cosa bellissima, come ti dicevo anche prima dell'inizio, è il modo migliore per prendere uno schiaffone da destra e uno di sinistra, però almeno sai che, o almeno è indice che forse si è fatto qualcosa di buono, se le si è prese da tutte e due le parti vuol dire che qualcosa di buono si è prodotto. Dai. È perché tu hai interpretato alla lettera il famoso porgi l'altra guancia. Bravo, sì. E il problema è che poi finiscono, è solo quello il problema. Guarda, stasera sempre. Mi state dando tante idee, però ne esce fuori un altro libro. Mie. Ne facciamo qualcosa, scriviamo qualcosa serena, chi lo sa. Pasquale, io ti ringrazio moltissimo per la tua disponibilità, è stato un piacere tanto quanto la scorsa volta, e grazie. Serena, lascio a te le conclusioni. Sì, Marco, facciamo vedere ancora una volta magari la copertina del libro, così chi vuole magari andarlo a comprare, a leggere. Ecco, così almeno insomma lo... Sì, ha già detto tutto Pasquale anche sulla casa editrice, quindi a parte che insomma se andate a digitare trovate, lo trovate questo libro. Anche aggiungo, per capire meglio quello che si fa troppo poco spesso, immedesimarsi nella situazione dell'altra persona, pensare un po' meno a se stessi e cercare di capire, di immedesimarsi di più in quello che di bello o di brutto sta vivendo l'altra persona. Usare un po' meno il giudizio e un po' più il buon senso. Ecco, questo magari potrebbe essere una via molto più semplice. Con questo non significa che non dobbiamo più giudicare, perché sicuramente è una cosa difficile, però magari anche a volte fare dei passi indietro potrebbe essere utile. Pasquale, grazie per essere state qua con noi, grazie insomma. Grazie a voi, è stato un grande onore come sempre, grazie. Grazie mille, grazie Marco come sempre, e ringrazio tutti coloro che ci seguono, che ci seguiranno, e ovviamente Marco, sigla.